Insieme a noi. Non ho più una navigatura asciuta. Faccio mise, ma gli esce proprio. Braccio capitano. Vuoi mangi imbriacate, ecco. Ah, pure ancora, Rosa. Grazie, sì, veramente. Sono troppo contento, Rosa, crivo. Sono rimagassi. I complimenti a me, nessuno mi fa. Auguri, auguri a te, a me. E poi chiedi ma che complimenti. Auguri, Rosaria, a me. Ciao, zio, buonanotte. Ciao, buonanotte. Io sono la mamma, che vuoi? Ehi, no, io sono papà. Cacciaritto che no. Ma come no? Ma niente sul ginecologo Caite. Ma Caite sul ginecologo. In un caso come il suo, specialmente in un caso come il suo, è una fase delicata che sta qua. E noi delicatamente la fa. Siamo a sentire. Tu ti dormi, io non discete ma. Gli ha fermi! Senti, sono nuovo misano, scordate, capito? Ma voglio scusare Antonio, ne che si mi arriva. E quando non lo va? Tengo in sala nudo. La città che l'eravamo trovati. Ma sei sicuro da Maria? Perché te voglio bene? Perché te voglio bene a te? E gli avvenisci forse? Dammelo, Wise. Ti sto cantando, ci dedicata la canzone. Perché ti voglio troppo bene. Sono troppo felice così. Ma non esiste proprio a rischia. Troppo riesce nelle terapie, tentative, con tutto quello che mi è passato. Per carità. Su dove sei? Yeah, ma ambrezza, ambrezza, facciamo questa abbracciata come una c'è a ballon.
Stanno mettendo la gente malamente a mio soffitto. Cosimo, diamo un cenno pure noi a stare, risiente a me. Tengo tre figli per Cirilla, te sa rosare che aspetta. Con la urina dei bufali ci veniamo a passeare. Così mi nami i bruccoli. Ma quali bruccoli, Cosimo? Un mercato aperture si stanno chiamando in faccia. Arrancia. Potremmo che recuperiamo a stare. Recuperiamo a stalla. E quando la recuperiamo a sta stalla? Pericoloso, Pasqua, Rino Caradona si mette paura in nessuno, ma anche in bocchetta. I voti sui miei figli, è normale, però poi faccio come richiede. Le idee che vedo io a chi le devo dare, faccio riforme, tutte cose, poi faccio per lui. Eccolo ci come dai, Pasqua, è un rapporto che stai nascito ormai, ma tanto sta prima te tu. Questo può salvare il suo matrimonio, può recuperare, ma no. Comunque, stiamo dicendo, Donati, a noi ci serve una persona che in coppa a quel comune si sa muovere in un certo modo. E mettetemi alla prova. Salve, signor Bocchetti. Salve. Alla cresciuta. È un buono voglio, sacce che lo io dico. Ci hai già pensato? Poi se non sono in grado, magari vedete... Ma vai in ufficio, non parla a Marò. Comunque l'Auricella ci sta creando un sacco di problemi. Arrivederci. Arrivederci. Vestiti elegante, pulito. Se vedi che sei stimato, voglio. Però che da già dicevo, tra te, c'è sta qualcosa ancora che non mi convince. Come fa? Sei via della bicicletta, Rino. La scuola comincia alle 8. Sono già fatte tardi. Ma almeno a pranzo vieni. Ehi. Ehi, mi aiuto con questo giubbino, ma non... Come ti chiama? Margo, falla giocare un pochettino. Ma creiamo con sta Maria. Ci può giocare o no? Chiamati, fa bravo. Tu giochi con questo? Io. Ma c'è luce che si è bruciata a sale babbo. Per giustificare tanto, dico. Secondo te la Darice? A te non ne capo che mi nascondere nella stalla bruciata. Mamma. E vabbè, facciamo i disegnini, eh? A piace via bicicletta e ho fatto tutto il riempimento a India, eh? Fallo buono. Senza fretta, Cardone, senza fretta. Scusate, signora maestra. Dunque, che stavo dicendo? Ah, sì, stavo parlando degli uccelli migratori. Allora, anche da noi qui è vero ci sono le cose brutte, ma non è che ci stanno solo qua, è un po' dappertutto. Però non ci dimentichiamo delle cose belle. Ragazzi, fate delle foto, che a settembre ci saranno dei premi per voi, anche dei telefonini. Ma quelli economici o quelli costosi? Questo bisogna leggerlo nel bando, comunque ci saranno dei bei premi. Il verbale di polizia a posto.
Le foto stanno allegate. Certo che danna, mamma mia. Ma arrabbia, ci va, in una maniera ma arrabbia. La pratica l'apriamo, è normale. Ma come consiglio personale mi metto all'avvocato, eh? Non è una cosa di 1.000 euro che sta qua. Ma perché chi è che pratica questi cose? Sempre cara donna, è materia socia. Perché lei si che mi ha fatto fare questo scaccio? Che lo sporchi donato vasino, così. Devono fare l'ampliamento della discarica, così. E a Rostai tu vicino a te, lo sai, no? Per i soldi della polizia solista ti può far via. Altri difficilmente si mischiano. Ma perché tu pensi che mi fa via? Ma pensa che sì, non è questione di soldi per loro. Solo che io non ne spendesse per comprare il bestiame. Lo trovo al mercato tutte le mattine. Se vuoi studi, se sta la signorina è vera che le discippa subito i primi 100 euro. Ci vai tu a parlare con questa avvocata? Sì. Come così è l'ignorante che la mossa scena. Avvocata. Avvocata di sto cazzo. Ovvero loco, babbo là muretto, mezzo campo, che la zappa a mano, te ne scordate già? Sei spezzato l'osso, ce l'ha sta strada terra a noi. E mi pare che pure noi stiamo facendo nostro, no? Buongiorno. Ma sì, tutto a posto. Piacere, Tonino. Piacere. A partire, che cosa vuoi qua? 2 ettari sono di Tonino e altri 2 di una sorella anziana che sta pure ricoverata. Ma che stai terreni show? Vabbè. Ma sì, ci vediamo in ufficio. Come volete voi. Dottore, mi pare che le vostre cliniche le abbiamo sempre servite a dovere, o mi sbaglio? Ma noi non fermiamo proprio niente. Ma è inutile che parlate con mio zio, potete parlare pure con me. Perché i sigilli alla vecchia discarica non li possiamo violare. Buongiorno, avvocato. Zio Donato sta in ufficio. O passa a saluto. Riminuto e venga. Alla cava? Ma non se ne parla proprio. Vai sopra da Grillo, che visto per voi tiene lui. Grazie, Donati. A Marì. Poi un altro regalo te lo faccio io personalmente. Che hai voluto dimostrare? Questi uomini. È stata una leggerezza. Una leggerezza. Ma con me dove è chiave zoccoli, il casetto lo circo. Non capiterà più. Non capiterà più. Dove stai facendo? Se non era possibile, mogliere, te mostriamo a fare. Questo sai, no? Ho di fatto una cosa di sordo, che vuoi, sto divorzio. Non metto lo scorno in faccia a moglie. Capito? Basilio ha da venire un regalo. Hanno risolto? Hanno risolto manco cazzo. Però intanto che non facciamo l'ampliamento, perlomeno non per dirmi i cari. Torni da scuola? Ciao, Gio Donato, sì. E come mai in bicicletta? Ogni tanto, per fare un po' di sport. Bravo, bravo, fa bene lo sport. Però state attenta, che poi fa le gambe muscolose come i maschi. Ciao. Ci vediamo, bellissima.
È la scelta vincente, siamo con voi. Lo sta merendo tu quanta? Al circolo, in paese, tutto quanto. La scelta vincente? E te l'hai tu pure terapeuta, Rino? Ehi, si è partuta a mia cercata. E fa ancora 35 anni. Ma che può? Cercava che danno a mangiare a noi è pure terapeuta. E beh, che significa? Grazie a te, alle tue capacità. Luci, noi facciamo ammonezza. Ma Gino non stai ancora piccirillo. Ci sta bando di zappature ignorante, veramente facessero fa a me. Perché io tengo conoscenza. Io tengo capacità, non sta bando di Rina, non passa a voto. Come dice sempre zio Mario. Guarda che diventare sindaco così giovane non è da tutti. Non è da tutti. Hai te Bocchetti che non è convinto. Che c'è da pensare? Ah sì? Mm. E fallo pensare. Ma ovvero fai? Ma se non lo fai tu, sindaco, ma chi l'ha da fa? Veramente uno di questi bufalari di mezzo a queste terre, sì? Ehi, papà. Ciao. Tutto a posto, scusa? Sì. Scusa per stamattina, però sono stato impegnato col lavoro. Fa niente. Lavate in mano, va. È pronto per mangiare. Aspetta che ti accompagno. Da lunedì mattina mi accompagno a paese. E mi avrei stato un po' corretta. Senza accattare niente, ovviamente, che porto malauri. Ma così perché ci pagano poco. È buono, lo so. Cosimo, abbiamo avuto un brutto danno, saccia. Ci sono morte i bufali, però ci sta nascendo un figlio. È giusto. E chissà ci farà mocca una a una, sai? Non gli arriverà proprio queste cose, capito? Anzi, noi abbiamo chiesto. Abbiamo fatto un'offerta per ringraziare sta cosa. Ma che fai? Non mangi? Ma da sento quando parla, lo so. Sono un po' di cento capi bestiame, ma pure ringraziamo. Non tengo fame.
Gerardo! Gerardo, buongiorno. Oh, ciao Ezio. La prima cosa, babbo, come sta? Sta meglio. Hai parlato con il dottore, hai 2-3 giorni e sta pure a casa. Mi fa piacere. Senti una cosa, Gerardo, hai visto l'avvocato Caradonna per casa? Mezz'ora fa, stiva a baciare la luce. Ma me è capace che forse se ne aiuto. Babbo, muova che vorrei. Oh, saluto mamma, babbo, vai. Ma da fumare. Avvocato, buongiorno. Rino Caradonna. Ezio Cardano. Lo sa chi sei? Tu forse non mi credi, ma mi dispiace veramente per quello che è successo. Chi mi conosce lo sa che non sono mai stato d'accordo con certi metodi. Però voi venate a Jacopo che è lì terra. Mi sono solo un avvocato che gestisce la parte manageriale. Ma tu sai chi è che la discarica? La conosce la famiglia mia moglie? Lo so, però anche per conto di Cosimo mio fratello, no? La polizia con l'assicurazione ve la potete vedere? La polizia? Allora forse non ne capite. E te di pavone e te pavone pur buono. Ma perché rischia? Lo so, avvocato, forse per me cagnasse proprio mestiere. Però mio fratello Cosimo non se ne vuole andare, che già fa. Pensateci bene, perché ci state creando un sacco di problemi. Per quanto riguarda l'assicurazione, portate i carte in studio. A così era prima pratica. Chi ho operito? Gervasi. Gervasi. Ma accompagnami all'uscita, che me ne ha già io. Io sto pure entrando in politica, penso che lo sai, no? E se vado a fare il sindaco, vedi che cambieranno parecchie cose, guarda. Se la gente ti dà i voti, se arriva a pensare che siano gli unici veri in gamba che può fare le riforme, allora con il consenso del popolo, pure la camorra, la mafia, non so più niente. Perché farà c'è riforme, guarda? Per l'agricoltura, per il territorio, per queste creature. Specialmente per l'oasi creatura a mezza strada. Purtroppo domenica è stato pranzo alla mammerina. È un peccato però, stava pure Salvatore col gommone. Ma non potete rinviare. No Rita, ma forse per me venisse ai corsi. Oh, solo che pure domenica scorsa siamo mancati, capito? Non siamo, è successo a Oer. Ma tu figurati che quello mi fa pure stirà. Voglia. Rita, due persone di servizio più ormai nel custode, non può sapere niente. Peis. Rino. Uè, ti stavo chiamando io. Ma che fai, passi pure tu al circolo? Ci mangiamo qualcosa qua, ci stanno pure Rita e Salvatore che ti vanno a salutare. Ha già capito. Fa come vuoi tu, Rino. E io resto qua, mangio qualcosa qua. Sì, signore, stasera a casa. Ciao. Ciao. Vita, ma secondo te non potessi mai divorziare? Sei già andato da tua madre? Ancora no. Il treno passa fra meno di un'ora. Lo so. Discuteci, era 1000 euro in più a Sagliocco. Lo so. Ha avuto l'aumento. Allora, Vita? Potessi divorziare oppure no? Poi io so che Lucia è una brava ragazza, però ce le tenga di capacità. E poi a lei non è che sta...
Secondo me non ti conviene proprio, Rino. Ma lascia sto fatto che conviene oppure no. La famiglia di Lucia è quella che ti dà da mangiare. Mangiamo pure noi. Silenzio però. Mi piace la città? Dopo si voglio prima scattare qualche altra foto. Di fenicotteri non se ne vedono. Butta un po' di frittata nel lago. Vediamo se arrivano. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Rosa, la terra è malata. Pulite, chi siete? Sono Anna, Anna Busiello, veggente, chiromante. Sapete, io non pensaccio proprio, va bene? E poi non ci credo a queste cose, io sono devota a chiesa. Stamma a sentire, c'è sto malignaro stai casa tu, vuoi capire o no? Ma tu lo puoi sconfiggere e vedi che il bufalo torna a ranna. Aspetta una creatura. Rimane la rintata e il rasoio. Parliamo noi. La Rosaria sta ancora a chiesa. Non te ne metti una lira, Cosimo. E per soldi della polizia stiamo a mano a Caratone. Allora? Ti metti a fare dei capissi? È terra contaminata questa. Sta tutta avvelenata a casa. Ma fatti i carotaggi, gli esami, è tutto a posto. Cosimo, muori tutto a posto. Non veniamo a discarica a 3 chilometri, fra 2 o 3 anni. Fra 2 o 3 anni posso ne parlo. Potramente è tutto a posto. La terra nostra è buona, dici tu che non è buona. Si scienziate, sì. Fammi quello che vanno loro là dentro. E tanto vale ci buscamo una cosa sorda pure noi. Allora chi stai, eh? Ma noi andate a terra mia. Oh, pago 5.000 euro. Non viaggio 4 ore di fatica. Mi tengo 3 figli per cerillo. E moglie ormai te ne ha paura di rumica. Mo che abbia 3 figli pure tu, forse lo capisci. E zio, fai quello che vuoi tu. Ma per parte mia, rincirla l'avvocato Caradonna, che la terra mia, meglio che sa scorto. Ma che vuoi fare, guerra con sta gente, Cosimo? Io no, io non è tempo di parlare che tiene tu, papà. Se arrivano a Rosario, sta zitti, non voglio fare guerra con nessuno, ma la figlia mi ha da nascere a casa sua. Ehi, Cosimo. Ezio, tu stai qua? Se vuoi essere tua Adele che ha prenotato la parrocchia e una visita a Montevergine. Per la seconda domenica un mese che trasa. Pranzo compreso, tutte cose. Vabbè, come ci dico se sei Adele? Per ringraziare la gravidanza, capi? È logico, come ci organizziamo? Veramente, eravamo promessi a viaggio, non portavo mamma la domenica prossima. Ma non è che sono domenica a casa, ma sei che trasso. Ma fa la gravidanza. A fornica soffende. Mamma è a forza. E diamo a loro.
5.000 euro mezza giornata di fatica. Ma vero te? Ma come vero metà? Ma che fai, scherzi? Agnetta, ma fai, ma fai piano. Sto da televisione. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male. Amen. Cosimo, vediamo. Sono tutte cattiverie. Tu non resta mai a sentire queste malignità, hai capito? Sei sicuro? Eppure la gente in paese dice qualcosa di diverso. Oh, studa, studa, telefono! Comunque non voglio parlare di cose. Alla sta lucida creatura. La gente è solamente invidiosa. Tu tieni 35 anni, sei avvocato e tieni già più soldi di tutto il paese. Patata, puoi sparare le cantine che mancano anni. Se non ci stai donate, non so, c'è finito facile! Ma tutta sta roba hanno pigliato in zero giro? Eh sì, hanno rischiato assai. Se devo andare qui a mangiare a tavola.
Ehi, posso insomma mangiare, ci ho portato noi a casa. Chiedo a capri con Rita e Salvatore. Servite e riverito. Beata allora. Io non sono riuscita ancora a mettere la barca a mare. Appunto. Cazzo l'avevi accattata a fare sta barca. Boh. La polizia pisce a casa e mamma. Ma perché? Perché a casa mia così sa uso. Cendero i prodotti e cendero i manicuri se ci vanno a me in mano. E va da manicurista. Tanto che cazzo di nafa. Io non voglio convincere nessuno, ma mi dovete credere, molte signore non ci crederanno a quello che sto per dirvi, ma questo nuovo sistema innovativo, ecco. Papà. Che c'è, Biagi? Papà, ti hai scaricato le... E io che ti avevo detto? Mo qua la corrente non ci sta, se ne parla stasera quando torniamo a casa. Uffa, però... Ho cattato l'anno passato, la specie frullato. Sono dittata. È complicata, spiegazione non si capisce. Al limite fornetto, che dici? Comunque l'ha già giurato pure a mamma. Io a quello non la saggio proprio, non l'ha già mai vista. Ma non ha la rete. Ma tu la sai. Anna Busini. C'è chi dice che parla che è morta, chi dice che guarisce la gente. La verità, mi sono sempre tenuto a distanza. Capace l'essere ma vendere sta terra. Ma chi l'è nato discorso? Ah, quando hanno appicciato a stallo mi scende tutto in notte, ma grira. Pure io. E tu stai pure incinta. Che non può perdonare Dio è che tu dica che tu lui non ti perdona, pensate. Ciao, questa misericordia di Dio devi assolutamente, dobbiamo credere. Perché sei venuto tu? Papà sta bloccato in ufficio in riunione. Mamma sta facendo il torneo al circolo. Mi ha chiesto il piacere a me. Bobby, ma non mattina sa dai a cagna. Sa da presiata in Luciana, che sennò sa di a casetta. Che fai, ce l'hai tu? Beh, poverino. Ho fatto riscarica. Una mara di 10.000 euro, una mese mano tutta a 7.000 euro. Ma che cazzo scinna a fa ancora a campagna? Ma che significa? Siamo frato, danno l'hanno subito tutti e due. Ma mai cortesia, Ezio, non scendere più. Ma che puoi riuscire, Cosimo? Cosimo? Di mano a mattino non scengo a campagna. Vago a Caserta.
A bambino lo mezzo, boh. Tenga, ha di cosa spiccia. Vieni vicino a me, Rosa. Pure a me mi sta mancando, sai? Oggi ne colgo che potessimo pure fa. Però io non sto rilassata. Penso che hanno un movimento sbagliato, qualcosa, che ne saccio. Vieni vicino a me, abbracciami però. Sto da luce. Senza fa niente però. Se lo passo. Senza fa niente. Oh, che ne sai, mi fa specie di andare a campagna stamattina. Quando mi affaccio stai sempre là. No, ma anche zia Adele ci stanno stamattina, sono asciuta in presso. Boh. Stamattina mangio pure mi sa chiagnere su lì. No, guarda, non spendere soldi, che a motore non sa che spesa. No, questo mi è già. Ma boh. Carcinoma gastrico, signor Cardano. Nelle condizioni attuali l'intervento non è assolutamente pensabile, quindi dobbiamo cominciare a fare chemio e radio. Proviamo con un primo ciclo, poi da come reagisce valuteremo. Previsioni non se ne possono fare. La verità è che anche una volta operato, il tumore potrebbe recidivare oppure no. È difficile dirlo adesso, purtroppo. Quanti anni ha, signor Cardano? Carcinoma gastrico, signor Cardano. Signor Cardano? Quanti anni ha? 44. Si può parlare di mesi come di anni, sono tanti e tali le variabili che non posso fare una previsione. Si può parlare di mesi come di anni, si può parlare di mesi come di anni. Se essere utile? Sono tanti e tali. Salve. Buongiorno. Era per un regalo. Però non so ancora se è maschietta e femminuccia, ancora presto. Serviva qualcosa che poteva andare bene. Di solito si aspetta sempre, però possiamo vedere qualcosa per la culla, per esempio, degli insulini, oppure una camicina della fortuna, che più o meno può andare bene sempre. La camicina della fortuna. Va bene. La camicina della fortuna va bene. Prego. Queste? Sì. È bello, però. Va bene, no? Va bene? Avvocato, come vi dicevo per telefono, allora per noi va bene vendere. È inutile restare là, ecco. E al di là di ogni interesse familiare, e poi specialmente nella situazione vostra, credo che questa sia la soluzione più logica. Sono d'accordo. È tanto tempo che lo vado dicendo. Se si riesce a realizzare una cifra interessante. Perché no? Non c'è niente da fare, le donne sono sempre più pratiche. Avvocato, qua stanno tutti i documenti, le carte e gli atti notarili. Lasciate tutto a me e io a breve vi faccio sapere, va bene? Arrivederci, avvocato. Grazie ancora, avvocato, grazie veramente. A lei. Lo sa,
per contrastare tutta la negatività e cose che sappiamo. Ma credo oro vero? È massiccio, 24 carati. Grazie. È stata lei la luta a cattare forza sta cosa. Ma tante ore. Può solamente salire di valore. Ci protegge pure. Come sono belle sti fiori. Me l'ha portato così mille, se che aiuta a Caserta proprio viene Romenza. Ma come si aiuta a Caserta? Ma da città che l'avevi pigliato io da Luciano. E se vero che non ci siamo capito buono, portanci ce l'ho nata da bobina a Luciano. E Amadea, si avvicina sull'istica che creatura. Grazie, veramente a te. Non dovevate. Ciao Rosa. Ciao Cosimo. Ciao Rosa. Buonasera Ezio. Ma è brutto sto coso, eh? Ti pigliate con lo rossaccio. Facesse quello che volesse. Non ci facciamo mai fatto nostro, come abbiamo sempre fatto. Però non è giusto. Ma come chi le ti ha bruciato a stalla tua e tu vai a fatica proprio con questo? Loro sono una famiglia e noi ne siamo nati, Rosa. Tu non dici niente, non fa commenti. Pur qua te l'intento. So fatte di loro. Ma che fa la lavatrice? Vabbè, ci hanno innamorato qua, ossaccio, ma mo' perché? Cosimo, non è che mi hai cattato qualcosa a gioielleria? Guarda che mi faccio afferrare con pazzo, eh? Che è? Tengo un tumore. Ma non so quanto ancora posso cambiare, 2 mesi, 2 anni. T'hai portato a casa perché qua ci siamo fidanzati. Qua è cominciato e qua finisce. Fai bene, Gianni. Gianni. Pure stanotte ma ci mi sa chiaro. Mamma non ti può permettere ciò. Hai capito? Ma sta tutto cosa in mano a te. Ho di una figlia, me ne avanza, che fai? Mi fai soffrire. È giusto. Andala va. A me non mi mettere proprio, piatto. Non tengo fame. Iamo così mi. No, caso mai la roba, Rosa. 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 Dobbiamo essere realisti.
quando nascono figli. Da solo non può stare. E non vai a Reggio Emilia. Che ci faccio solo a Reggio Emilia? C'è stato tuo fratello, Pino, c'è stata tua mamma che ti può dare una mano. Poi che i soldi della campagna per la vita in attività non parlo. Voi stiamo a sentire. A me non mi importa proprio rubare a terra, capito o no? Chi te l'ha da seguire questa terapia? Lo sappiamo o no? Ci va chi affronta i merici. Ti faccio mettere in mano quello rubi mi scalza cane che passa. Sta sicuro. Io lotto come un leone, lo giuro. Osaggio, se non può rimanere solo, capito? Non può rimanere solo a me. Portami con te. Allora vai, vai, portami con te. Sto preoccupata, Rina. Preoccupata di che? Credono a tutti i voti alti. Ma no, per i voti. La qualità dell'istruzione, un lavoro, il futuro di questi ragazzi. Io non parlo di Rina in particolare, che se è logica. Io parlo in generale. Il futuro ognuno so costruisce, che mano so, Luci, e che è l'unica verità. Chi te ne è capacità, vince. A ieri sera ha fatto tutto uno servizio a televisione. Ha fatto vedere proprio il disagio di questi ragazzi, va? Aspetta un momento, la che saluto a sta amica e venga. Non lo sapevo che avevamo i figli in classe insieme. È l'ultimo giorno di scuola elementare, allora sono venuto a prenderli. Si è ammalato di una brutta malattia. Ah. Poi tieni pure la moglie che aspetta. Mi dispiace. Medici qualificati, terapie, qualsiasi cosa hai bisogno. Vabbè, mo parlo un attimo pure con la moglie, se è il caso vi faccio sapere. Grazie comunque. Il numero mio ce l'hai, mi chiami e quello che possiamo fare facciamo. Vabbè, stanno scendendo i creature. Lucia! Cardano, Speriamo bene, eh? Speriamo, papà. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Speriamo di no, papà. Però è la malattia più brutta che ci sta. E purtroppo non c'è molto che possiamo fare. Lo devo andare a trovare quando andiamo? No, adesso no. Ma andiamo a prendere prima Isabella e Margot da zia Maria e poi ti dico io quando è il momento. Quindi rimane a New York, aspetta. Non lo so, Biagi. Vediamo come si mettono le cose e poi capiamo a papà, eh? Ma buh. Fa male la creatura. C'è un buricito pure tu che ci fa male la creatura. C'è un buricito che ci fa male a tutti! Diamo, lo fa! E tu calma! Uè, ma va a te, non devo tu fare, capito? Non puoi fare! Stai calma! Tu non ti fa fare un anno con che la gente! Ma va a te! Che te ne hai a casa! Sei ma colpa tua!
È colpa di questa terra e merda che ci ha portato solo malattia e miseria! Ma niente, capite che non è così? Calma, te lo so, assettamoci, non ti fa buono così. Prossimo, calma. Ti chiama padre Riccardo. Che dice? No, non voglio nessuno. Io non voglio nessuno. Un po' che conforti. No, no, no. Io voglio stare poco solo io. Ma dove vai solo tu? A già stare poco solo 5 minuti. Per i nostri ragazzi non c'è niente. Che cos'hanno? La parrocchia e niente più. Non è giusto. Allora io ho deciso di fare qualcosa. Una scuola calcio, ma soprattutto di dare la possibilità a chi è povero di farla gratuitamente. Ma che fa questa iniziativa Stippart? Bravo Rino! E come direttore sportivo, venga mister, il grande mister Luciano Ciero, gloria del calcio locale, ma soprattutto garanzia di qualità per questi ragazzi. Chi mi conosce lo sa, io non sono una persona di molte parole, io sono una persona di fatti, perché una cosa è fare le promesse e un'altra cosa è mantenerle. Ma io ho deciso di impegnarmi seriamente per il mio paese, ma soprattutto per questi ragazzi, che troppo spesso non hanno né futuro e né prospettiva. Certo, una scuola calcio è un piccolo passo, ma come si dice, dalle piccole cose che nascono le cose importanti. E poi, mister, speriamo che da questi campi nascano i campioni che possano essere d'esempio positivo per i nostri ragazzi. Bravo, Rino! Agrillo, fai volare quei palloncini, va! Signora, la terapia purtroppo non ci sta dando il risultato sperato. Che possiamo fare, professore? Prima di tutto dobbiamo ricoverarlo subito per evitare il rischio di disidratazione. Poi provvederemo a cambiare terapia, sperando in un risultato diverso. Ho capito. Signora, noi stiamo facendo tutto il possibile, però lei adesso non deve mollare. Non è proprio il momento, capito? Capito. Rosa. Usa ste carte, chiamoci Macoca. Vabbè.
con te? Apparentemente no. Hai detto voglio solo io perché mi ha già con mangiare si stra così. Poi tu sai, certi bote è proprio strano. Scusate, vi volevo dire che questo è il riposiglio, non lo dire però. Ah boh, però c'è un balcone e ci stanno tutti questi negozi, capace? E tra l'altro stanno aprendo un ipermercato a 200 metri. Ma eventualmente il prezzo è trattabile? Forse un minimo, ma veramente un minimo. Permettete due minuti? Ma assolutamente, prego. Ce ne andiamo subito. Prego, prego. Grazie. Ma avrei quando vi chiamo a Sateccio. E le cacciarie qui dell'assicurazione. Cos'è, zio? Era per fare un sondaggio. Vorrei... che dice il mercato immobiliare. Certo, però... pure per aprire un negozio di detersivo, un'attività. Che assurdo non fosse male, eh? Come no? Pure un mondo nuovo. Mamma pensa buona te. Mamma pensa buona. Sicuro. Ringrazia Nadì, sta tanto bello. Cresce buono. Beh. Anna, come ha buona anima e mamma. A così avevo marito, no? Si ti piace, no? Stai pazziando. Era là da proteggere. E poi sai come si piglia colore se non lo ramo un uomo suo. Come era fatta essa. E come casa nata a foto. Molto cagna, molto cagna il lenzuolo, ti metto pulito. Thank you.
Che le asciugamano non mi mettere la rinda, per favore, mettami la rinda a sacca marrone. Comunque, mo' cagnano da via, il da sicuro sarà meglio. Mi senti miglioramente? Ho visto la terapia nuova cominciare a fare effetto. Certo ci vuole tempo che ci vuole dare via, quello è logico. È la creatura. Come sta la creatura? Buona. Sarà la suggestione, ma è la Gesù. La ci sono tutte che si muove. Non lo so, non so ci spiegare. È stato come. Come si muoveva abbracciato. E forse te ne sono nato. Non papi. Oh Cosimo, è tornata una bufala. Stamattina l'ha trovata 30 a stallo. Ha piato una cosa quando l'ha vista. E non segna. Proprio come una ricetta che la signora Rinda ha chiesto. Ma quella signora? Ma come? Che è quella che ti ricetti? Che è come ricetta che stai a terra tu e poi la torna a ranno, tu rimani in loco. Ma è sempre si zingra fatto chiedere. Cosimo, non venimmo. Basta, lo sa. O ridazzura è finito, ridazzura è cominciato, non è vero? Fernisce, lo sa. La vita nostra sta tutta in da che la masseri. E mo è un momento che gira la pagina. E non gira proprio da niente, capito? Non è finito ancora niente. Di Mannarella che è arrivata. Io sapevo solo Dio che ci staranno a forza. Stiamo ancora combattendo. Io me la già in farmacia prima che chiudano. Ma soprattutto perché se questo ci pensate, questo è enorme. Per cortesì, questa è proprietà privata. Rosaria, stavo soltanto facendo vedere un attimo la terra ai signori, giusto per una verifica. Ma quella verifica, Decca, non c'è sta niente a verificare. Guardate, signore, noi stavamo soltanto cercando di capire se... Sentite, io so chi siete e quello che facete. Ma finché cambi più che coppa i piedi non ci mettete più. Vabbè, che modi sono, che educazione. Ma te tu puoi fare quello che vuoi tu. Ma che sta parte a che è Cosimo? E ve una vita io. Guardate, signore, noi ce ne stiamo andando, è vero. Forza, andate via. State tranquilla, noi ce ne stiamo andando. E gli altri penna, avvocà, che a me i soldi vostri non mi servono. Lo sa, comunque, mo stai proprio esagerando. Scusatemi, è che mia cognata sta passando un periodo un po' delicato. Avvocato, sono mortificata, veramente.
Da solo sono, non vi preoccupate. A così comunque non chiamo pure. Tutta comprensione che avevo tu, ma così no. Gestisca alla maniera mia. O frato ten grindasa. Testa una crede che così acchiappano più sordi. Che già non vale niente che la terra. Signore, se mi posso permettere, e sta che gente attuso. A parola non ci risolviamo niente. Sono d'accordo con te, da Maria è brava. Mio frate che non può venire sta morendo. E poi rimane solo la moglie, che fa, se ne va? Sì? Si convinto? E non mi fidassi di sta gente. Capo Bocchetto non è che ti ha piato di andarsi in badiglia, lo sai, no? Giordano le prove che non ce le può dare più. Ma mettere i sigilli, ci hanno fermato, hai capito sta cosa, sì o no? Noi non fermiamo proprio niente. Da Marie, vedete che la hai da fa. Se ne andai. Se ne andai là. Ma buona così, donna Amelia. Non lo fuzzi. Tu sai che la strategia è sbagliata. Tu dici che la strategia è sbagliata? No, ma là c'è il cinghiale bello. Ma canna in zona. Però sì, provate, è un bello fatto. Io non l'ho mai fatto. Però se ci sono i cani buoni, e chi li tengo io? Mi dà Bernardino suo. Quando poco occupato ci organizziamo. E già, fammi sapere. Magari pure sia una volta. Vero, ma ci sta assai piacere. Ricoverà di 3 giorni però che mi vanno a tenere in osservazione, capito? Pensano che tenga una contusione, ma darsi pure con noi. Come sta? Ma vedo, sta buono, sta a posto. Thank you.
fosse chiaro. Lo sa. Lo sa. T'ha già parlato. Così mi aspetto un attimo a casa, eh? Cre. Tutto rispetto per disgrazia, Cosimo. E tutto quello che ha avuto. Ma così non si fa. Sta terra non vale più niente, lo sa. Non vale niente. E c'è sta un'avvocata che ci fa venire buona. Ma che può fare? Può rimanere solo tu, sotto il ponte. Gli tengo paura, lo sa. Gli tengo tre figli piccerini. Eppure tu aspetti un figlio. Voi non parla mai più della gravidanza mia, capito? Mai più. Ma ritornate in metastasi. Facete quello che volete voi, la terra vostra. Mi capite buono? Non mi pensa solamente a isso. Ma va a te, va a te. Fai un po' che spazio, mi metto vicino a te, eh? Ecco, sei morbosa. Com'è bella standuletta insieme. Ma perché, avvocato? Ma perché non mi avete chiamato prima a me?
Cardano, si sono incazzati del fatto che tua cognata non vuole vendere più la terra. E mo non può non sapere più niente. Ma sta perdendo un marito, povera femmina. Sono quelle cose che si dicono. Ma poi è normale che se non va, ma che da fai sta sola? I parenti si sono trasferiti a Reggio Emilia, tenendo una creatura che ha da nascere. Noi pure ce ne amo. Ma con chi ti pensi che stai parlando, Cardano? Ma tu sai chi siamo? Quello che facciamo e come faticamo soprattutto. E poi quanto poteva costare sto mezzo? Ma che c'è secco mezzo? Era vecchio che ti ancora papà. E c'è per cose mi casa dispiace, no? E poi tocca a te. Basta che tu ci niente a nessuno. Non ci serve più avvocato. Anche l'orario che non è buono. Si deve venire all'alba per fotografare i fenicotteri. All'alba si sparano i cacciatori. Se vogliamo vincere qualche rischio lo dobbiamo correre. Ha fatto bene Rina a restare a casa. Ti dispiace? Dispiace per te, alla fidanzata già ce l'ho. Alla spiaggia? Facciamo una cosa. Il primo che mette la ruota a mare vince. Andata. Andiamo. Sempre sto gioco da bambini. Io non partecipo. Rina, ma ce l'hai accattato tu sul cellulare, Irene? Chi si è fatto trovato non lo può scrivere a suo. E me, chi ce l'ha regalata a loro, fammi capire. E che sia un modello che si è accattato, ma loro danno sta sotto i 1.000 euro. Abbiamo fatto la lista di caffiere, Rino. Non può essere nessuno a regalare la festa. E mo la chiama. E hai amico. Te faccio sapere. Ti chiama Rob. Ciao ciao. Ciao. Proprio una brava bambina. Anzi, ragazzo. Dopo l'elementare non si dice più bambina, si dice ragazzo, lo sai? Ehi, vieni qua. Zio, figli Graziano? Sì. Che ruolo gioca? Attaccante. A te ne va. Meglio che i compagni tu. Rina. Rina. Dormi, Luci, che è presto. Non me lo riesco proprio a togliere sto pensiero. Se era un regalo in buona fede, allora perché senza dire niente a noi? Che se voglio dire, capito? Probabilmente se scusate ci avvisa. Ma non è corretto però, Rina. O no?
Alla fine ci regolate solo un telefono, no? Assaggio. Sarà come dici tu. Zio Donato a te è fatta da padre, non a me. Piccio, se per te è tutto regolare, allora va buono. Tutto regolare. Oi. Ma però a dormire. Avevo un vaso. Hai sentito, no? Bocchetti non ti vuole. Dice che è meglio Renato, pure con tutti i processi che te. Meglio così. Può darsi che faccio sindaco che voterà gente onesta. L'hai fatto studiare. Oggi spisi i soldi. Ma se una mezza casetta, che stia la verità. Solo ti è bel danare oggi spiso. Oramai sono vecchio. Perdere tempo, non mi piace più. Dite su cosa, E beh, hai fatto un regalo a tua figlia, che è? O telefonino, o problema. Che non è appropriato. Pure a te ti hai fatto i regalini. Però forse è troppo piccirilli, che sono un po' ricordato. Mamma ricorda. Quella che ha voluto, quella mi ha pigliata. Non sei un cazzo, Rino. Non ne hai deciso lo cazzo in Davide Toglio. Pure la moglie era che si sposava. Ma fammi a caccia, eh? Ricordati che fra pochi ha portato il carta alla stazione. Zio Donà!
All'uso. Che dici, ci cagniamo sti telefoni? A roppia. Facciamoci prima un giro. Prima che la casa sta. Assiettati. Dicono che voi parlate che è morto, vero? Come? E allora lasciatemi parlare che è morto a me. Stringimi in mano, lo so. Stringici forte. Prega appresso a me. Padre nostro, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male. Amen. Campagna se lagna se spezzo cuore la vita se ne va acqua che scinna ruscilla tra sin da terra falla va carità quando careva nemmeno ancora se io veramente a terra ancora.